L'sbarco dei migranti è andato avanti fino a mezzanotte. I primi a scendere sono state le donne. Yo guys, what is good? What is happening? Welcome back to another video. Finally, the NGO Gio Balance has disembarked the 237 migrants in the port of Laspezia successfully Please You have to watch the video till end so that you know the amazing job that these NGOs are doing to help immigrants on top. of the mediterranean sea as i said before the ngos they have disembarked these 237 migrants successfully those who were in need of medical care they have taken them to the hospital and out of these 237 migrants 20 of them would remain in the port of laspesia and then the rest will be transferred to other regions because they took kilometers before they even reach at the port. Took the NGOs some kilometers before they reach the safety port Las Persia. So currently each and everyone is fine and then the NGO also risks to get some multa some sanction because they did multiple rescue and then the interior minister can also stop them from going back to the Mediterranean sea for two months because that is the law and they have broken it. But we pray that they shouldn't stop them or they shouldn't give them any sanction because the NGOs are trying their possible best to save immigrants life on top of the mediterranean sea and currently the ocean viking is carrying almost 95 migrants so if they disembark them successfully i will let you know what is going on because the ngos this summer around they are doing their possible best because with this cold everything with this bad weather but still they are trying their possible best to save innocent migrants life on top of the mediterranean sea so please Share the video for me try to share the video and if you have not yet subscribed to the channel please subscribe to the channel and be part of the family and if you have not yet followed our Facebook page please go and follow official cracker news Italy now it is time for me to leave you to watch the video so enjoy the video thank you la prima a scendere è una donna ha problemi a camminare accanto a lei i medici della Croce Rossa poi è il turno di una bimba ha pianto per tutto il viaggio sorride mentre sbarca dalla nave Toccano terra alla spezia i 237 migranti della GeoBarenz dopo giorni in mare. A bordo 22 nazionalità, 87 minori, 74 non accompagnati. Abbiamo trovato una ventina di posti eh, e quindi faremo la nostra parte. C'è anche chi partirà per altre regioni? Sicuramente sì. L'ultimo salvataggio mercoledì, il terzo compiuto dalla nave di Medici Senza Frontiere prima di raggiungere il porto indicato dalle autorità. Nonostante il decreto del governo sugli sbarchi non preveda soccorsi multipli. Va verificato in concreto come va applicata la norma, sarà la prima volta, è una verifica molto delicata che faremo di intesa con le autorità competenti. Il comandante rischia una multa fino a 50.000 euro e il fermo della nave per due mesi. Soccorrere vita è un dovere, dicono le ONG. Al nostro avviso non abbiamo niente, fatto niente. Contrario a quello che viene messo in queste misure. Le situazioni in pericolo non le possiamo abbandonare in mare. All'ingresso del porto il presidio per dare il benvenuto a chi fugge da guerre e povertà. Nel termina i volontari della Caritas preparano le brandine per chi passerà la notte qui. Fra loro anche Magdi e Ahmed, arrivati dall'Egitto qualche mese fa. Aiutare uh, Don Luca e poi Michelangelo, Maia, fratelli hanno indossato le pettorine per dare una mano. Noi ci riteniamo fortunati a essere nati qua a Spez, c'è tanti ragazzi anche più piccoli che hanno bisogno e siamo qua per questo. Lo sbarco dei migranti è andato avanti fino a mezzanotte, i primi a scendere sono state le donne e con loro i più piccoli. Ora è il momento dei 99 uomini che hanno dormito a bordo della GeoBarenz ormeggiata in porto. Per tutti i loro controlli medici i feriti sono stati portati in ospedale. Su 237 persone una ventina rimarrà alla Spezia. La maggior parte raggiungerà altre città, altre regioni. Sull'imbarcazione di Medici Senza Frontiere saranno svolti accertamenti. La GeoBarenz ha effettuato tre soccorsi prima di raggiungere il porto sicuro indicato dalle autorità, da verificare il rispetto del decreto del governo sulle ONG. Il comandante rischia una multa e il fermo della nave per due mesi. Sono ricominciate le operazioni di sbarco che stanno procedendo adesso. Contiamo di ripartire il prima possibile, appena terminate, per dirigerci verso sud ritornare nella zona SAR, nelle zone SAR di soccorso per continuare a portare a termine quello che è il nostro dovere, evidentemente la protezione della vita umana in mare. A pochi chilometri da qui altri sbarchi nel pomeriggio. A Carrara è previsto l'arrivo della Ocean Viking di SOS Mediterranee. 95 le persone a bordo, 38 giovanissimi. Il porto toscano a 1500 chilometri dall'area dell'intervento in mare. I salvataggi nel Mediterraneo continuano.